fatto un po' di italiano.
ricordato per un attimo tempi lontani in cui ho avuto la fortuna di suonare accanto proprio tipo insieme accanto a grandissimi musicisti come Art Farmer, come Johnny Griffin, come Kenny Clarke. E un pezzo che facevamo sempre, che mi ricordo era un po' il mio incubo perché veniva staccata a un tempo assurdo. Era sempre una specie di olimpiade finale, cioè l'olimpiade finale della vita, dove se arrivavi alla fine eri ok, se no a casa. E era All the Things You Are, perché l'amico Johnny Griffin, che è ancora fra noi, un po' con qualche acciacco, ma insomma suona ancora, vi dico anche una cosa divertente, perché l'ho incontrato un po' di tempo fa a Parigi a novembre, ora credo che abbia sui 77, credo che abbia bevuto l'equivalente dell'Oceano Pacifico in cognac, questo lo so per certo, perché biscuit e martello in particolare, chiedeva questo, era una bottiglia a concerto. Era una bottiglia a concerto, però è forte, piccolo ma forte, ha due bypass e il suo cardiologo è il suo bassista attuale. Quando l'ho visto a novembre io suonavo, c'è un club a Parigi che è un doppio club, sta sopra e sotto, se vi capita di andare a Rue de Lombard, vicino Châtelet al centro, cioè che è la via dei jazz club, c'è Rue de Lombard che sarà rinnovato fra poco e c'è questo doppio club che si chiama Sunside e che c'è anche un club sotto, lui suonava sotto, io sono entrato, c'era lui con il cappellino, insomma, un po' zoppicato, però bene, poi ho chiesto ma chi è il bassista? L'assista è il suo medico. Allora io sono stato tranquillo, allora voglio dedicare, lui è stato uno da cui io, come dicevo prima, con i miei amici a cui ho rubato tantissimo. È difficile spiegare quando si suona con un musicista così o come Affarmo, come Cerbeger, che cosa si ruba, ma si ruba in qualche modo. Spesso i frutti del furto possono anche occupare 10 anni, perché uno coglie qualcosa che non sa e poi ci mette molto tempo a elaborarlo. E mi ricordo che appunto Griffin nel terzo set, in questo club che si chiamava Music Inn, che accadeva dall'una in poi, con già quasi tutta la bottiglia dentro la pancia, la sua esisteva, la mia non tanto, e staccava sto ordine di misurare un tempo assurdo, proprio una cosa, perché lui si esaltava, si eccitava, cioè. E noi abbiamo imparato tanto. Allora io adesso lo voglio fare, questo brano a cui sono affezionato, magari lo farei in una forma, almeno all'inizio più tranquilla, poi vediamo cosa succede. Ordine di misurare di Jerome Pierre.